Torniamo ad occuparci di sanità, tra contagi e sospensioni c'è ancora carenza di infermieri e si fa sentire l'OPI Firenze-Pistoia, ovvero l'ordine dei professionisti infermieristiche interprovinciale Firenze-Pistoia. Ne parliamo con il segretario Cinzia Beligni, grazie per essere con noi. Grazie, buonasera a tutti. E allora, grazie. Serve una cabina di regia per trovare delle soluzioni condivise, questo l'appello lanciato da l'OPI. Sì, noi abbiamo chiesto a tutte le istituzioni di poter fare una cabina di regia per poter parlare del problema della carenza di infermieri, soprattutto in questo momento che è un momento legato alla pandemia. Abbiamo questo picco importante che ci sta impegnato sia sul fronte dei contagi del personale infermieristico e OSS, personale all'assistenza e all'utenza stessa. Quindi è un momento che sicuramente deve essere preso in considerazione, ma deve essere la cabina di regia un sistema di lavoro condiviso che perdura poi nel tempo per parlare di varie difficoltà che si possono riscontrare, perché il momento della pandemia è questo, ma non è detto che sia l'ultimo momento di crisi a cui ci possiamo trovare davanti per poter dare delle risposte veloci. E comunque servono delle politiche di programmazione per quanto riguarda il personale che perdurino nel tempo. Quello insomma che vi preme è che ci si muova con la massima urgenza, perché ricordiamolo, c'è una carenza di infermieri un po' dovute dalle scelte di coloro che rifiutano di vaccinarsi, quindi sono stati un po' sospesi chi appunto si decide di licenziarsi, sommate a coloro che invece contraggono il virus, insomma ogni giorno veramente si allunga anche il numero delle assenze, però insomma ce n'è bisogno degli infermieri e insomma, dell'assistenza Beligni. Sì, certo, ora il momento è drammatico, perché come abbiamo detto tanti infermieri sono a casa perché risultano positivi malgrado anche le vaccinazioni, non solo le persone che non si sono vaccinate. E quindi questo è un momento importante. Il picco è importante per tutta la cittadinanza, in un momento diciamo così di feste e di festeggiamenti che non ha aiutato, però ecco, ora è il momento diciamo così, ci impone di agire con una certa urgenza. Ritorno a dire, diciamo gli ambienti che hanno più necessità sono tutti, sia gli ospedali che il territorio per quanto riguarda il servizio sanitario, però vorrei porre l'accento e l'attenzione su quelle che sono le residenze assistenziali, perché anche diciamo le assunzioni che sono state fatte anche in una condizione abbastanza di urgenza da parte della regione verso le aziende non hanno fatto che spostare il personale che era presente e attivo nelle residenze sanitarie per gli anziani per metterlo a lavorare poi negli ospedali, e quindi in questo caso non abbiamo fatto altro che spostare il problema da una parte all'altra, e già le RSA erano un territorio che era già debole prima, anche prima della pandemia. Poi ora dopo con la pandemia è ancora peggio, la situazione dei nostri anziani è una situazione che non ci può far abbassare la guardia. Senza ombra di dubbio. Grazie comunque del suo intervento. Naturalmente noi restiamo a disposizione sperando almeno che qualcosa insomma si muova. Grazie davvero a Cinzia Beligni, segretario. Grazie a voi. Grazie davvero per essere stata qua con noi su Lady Radio.